abbiamo ricominciato a sentire usare il termine guerra, parola che avevamo, speravamo di non sentire più, e invece, ahimè, è ritornata prepotente nella nostra vita. E quindi ecco perché in questo momento vi invito a alzarvi per dedicare un pensiero veramente a tutti quelli in tutto il mondo che stanno soffrendo e perdono la vita. Momenti intensi di commozione al Teatro Sociale di Biella per il concerto della Fanfara Alpina Valle Elvo, che ha aperto le celebrazioni per il centenario della sezione Alpini di Biella. Ed è stata la voce forte e determinata del presidente Marco Fulcheri ancora una volta a ricordare il forte legame tra l'associazione e gli alpini che prestano servizio e la necessità che venga ripristinata la leva obbligatoria. E continuare, anche se battaglia difficile, con questa nostra ideale volontà di far ricostituire una forma di leva obbligatoria, di un servizio obbligatorio per riportare i ragazzi a fargli capire che il mondo non è fatto solo di diritti, ma è anche fatto di doveri, fargli capire quelli che sono i veri importanti valori e non semplicemente sempre guardare il proprio orticello, insegnare a questi ragazzi cosa vuol dire vivere assieme, condividere le fatiche, essere sempre incordata. Ed ancora un monito al territorio, bisogna crederci, ha detto Marco Fulcheri, davvero e non a parole, noi alpini siamo abituati a farlo. Noi quando alziamo le mani non lo facciamo mai per arrenderci, se alziamo le mani è perché ci stiamo tirando su le maniche della camicia per andare a aiutare qualcuno o andare a far qualcosa. Non arrendiamoci, abbiamo un territorio meraviglioso, smettiamo di piangerci addosso. Accanto ai musicisti della Fanfara Alpina Vallelvo, diretta da Massimo Pelliccioli, i cantanti Sara Ramella, Max Agillo, Luca Vallivero al clarinetto e Dario Retegno al violino. E la serata è stata accompagnata con le parole del maestro Massimo Folli.